La Megabox Vallefoglia chiude a Lignano Sabbiadoro il suo precampionato perdendo il trofeo delle acque al termine di un torneo friulano in cui Coach Pistola effettua robusto turnover cedendo ad una tenace CDA Talmasson che vince in 3-7 ad una settimana dal via della stagione. Il quarto campionato di Serie A1 che la Megabox ha presentato venerdì pomeriggio nella cornice della caserma del Monte che per il secondo anno ha dato il suo in bocca al lupo all'avventura delle Tigri Biancoverdi attraverso l'abbraccio del 28° Reggimento Pavia del comandante Antonio Di Leonardo. Un'avventura impreziosita da un toccante messaggio alle ragazze recapitato dalla senatrice a vita Liliana Segre, sempre legata a Pesaro, e dal prestigio olimpico dell'oro di Parigi di Gaia Giovannini. Tutti ingredienti che cucinano un progetto Megabox ambizioso nel voler proseguire una strada di ulteriore crescita. Gli obiettivi sono quelli di cercare di migliorare la stagione passata, questo è quello che abbiamo pensato mentre costruivamo la squadra quest'anno. Abbiamo avuto, come sapete, qualche piccolo intoppo dovuto un po' alle attività delle nazionali, poi abbiamo perso due giocatori importanti per qualche mese sicuramente, come De Gradi e Kastner. La schiacciatrice e la palleggiatrice, però insomma, la società, soprattutto nel ruolo del palleggiatore, è intervenuta ed è andata ai ripari e quindi speriamo di essere riusciti a mantenere il livello che avevamo pensato all'inizio dell'anno. Diciamo che abbiamo dovuto un attimo rivedere un po' i piani che avevamo fatto inizialmente per questi due infortuni che abbiamo avuto, quindi stiamo inserendo un nuovo palleggiatore, quindi questo ha rallentato tutto un pochino la costruzione dinamica del gioco perché è arrivata da poco tempo, però si sta ambientando bene, le compagne la stanno aiutando, quindi diciamo che doveva essere una squadra che giocava una pallavolo abbastanza veloce, dinamica, soprattutto sul cambio palla. Adesso dobbiamo trovare ancora l'intesa e il feeling con tutti gli attaccanti, però avremo tempo per lavorare. Kastner, faremo le visite a novembre per capire a che punto è e per prendere delle decisioni. Perovic si è inserita molto bene, ha dovuto farlo in fretta perché pronti via in due giorni, stava già facendo un amichevole, però è ovvio che piano piano in palestra stiamo vedendo che l'affiatamento con gli attaccanti è sempre maggiore, però insomma diciamo che è una giocatrice di talento e si sta adattando abbastanza bene sia ai sistemi di allenamento di Coach Pistola che alle compagne di squadra. Farlo scalire in più è, sicuramente è nei programmi, però bisogna sempre fare attenzione a tutte le situazioni che si creano, perché anche quest'anno ecco, siamo ancora in difficoltà con atlete che hanno subito infortuni, quindi sai, la programmazione si fa, si fanno dei progetti, poi dopo la realtà la vediamo strada facendo. Mi auguro comunque almeno di ripetere quello dell'anno scorso, ecco, il programma dell'anno scorso, speriamo, lo vorrei ripetere. Ecco. Fra le emozioni della serata alla caserma del Monte anche il ritiro della maglia numero 15 di Tatiana Koshleva, capitana della Megabox nei primi 3 anni di massima serie. La fuoriclasse russa ha abbandonato ora il volley giocato e coordina il Megabox Next Gen, progetto giovani della società di Vallefoglia, che quest'anno conta anche una squadra iscritta alla Serie B2. Capitano della Megabox 2024-2025 sarà invece Sonia Candi. Sono veramente molto contenta, è un ruolo sicuramente importante e cercherò di svolgerlo al meglio, quindi sono molto felice. La squadra si sta costruendo piano piano, stiamo lavorando veramente molto, quindi per cercare di trovare al meglio e più in fretta possibile tutte le varie connessioni e il nostro gioco. Per il secondo anno consecutivo la Megabox giocherà a Pesaro aspettando il via alla riqualificazione del Pala Dionigi di Montecchio. Intanto si spera in un'impennata del seguito di tifosi biancoverdi. Gli abbonati fanno difficoltà ecco, ad arrivare. Mi auguro che con i primi diciamo, risultati di campionato magari stimoli ecco, anche qualche altri abbonamenti oppure la biglietteria, perché comunque non solo gli abbonamenti fanno bene, ma anche la biglietteria ecco, serve. Ecco. Aspettando il pubblico di casa, il campionato comincerà il 6 ottobre alle 17 sul campo del Bisonte Firenze. Abbiamo già incontrato la settimana scorsa in amichevole, sarà già subito una partita difficile contro una delle squadre che sappiamo più o meno aver costruito un organico di un livello simile al nostro, quindi insomma debutto contro di loro fuori casa non sarà semplice, ma siamo speranzosi.